Buongiorno ragazzi e ragazze, bentornate o benvenuti nel mio canale Profumi e Balocchi. Io sono Antonella e questo video di oggi è semiserio, nel senso che parto con un discorso serio. Allora, oggi parleremo prevalentemente di profumi Montale e Manciera. Scusatemi se io li nomino all'italiana. Se preferite li chiamo Montal Malserà, però io mi trovo meglio a parlare nella mia lingua. Quindi Montale e Manciera. Allora, da qualche tempo c'è questo dilemma che affligge noi amanti dei profumi, ma anche proprio dei collezionisti e dei, insomma, degli acquirenti, no? Quelli che ci tengono ad avere il prodotto originale. Allora, cosa è successo? Che in molti gruppi, anche da me seguiti e anche nei miei, che io ne ho due, Montale viene venduto ad alcuni siti, in alcune profumerie con il cellophane, invece in altre profumerie o in altri siti senza cellophane. Io ne ho acquistati sia da Nutino e vengono venduti con il cellophane, sia da Joli Profumerie di Napoli senza cellophane. Quindi la grande domanda è: qual è l'originale? Esiste un falso? Come mai c'è chi li vende senza cellophane, c'è chi li vende con il cellophane, ma non dovrebbero averlo? Invece sì, insomma. Volevo un po' farmi una piccola cultura, chiarirmi le idee su questa faccenda. Qualche giorno fa ho proprio ordinato due profumi di Montale, uno da Lutino e uno da Joli. Quello di Joli è Chocolate Greedy. Ecco, sicuramente mi è venuto in mano quello sbagliato, perché hanno la stessa boccetta, è questo. E per fortuna, nella confezione perfetta di Joli, che ti regala 10 campioncini, proprio il kit, più la borsa, più insomma, è una profumeria che veramente ci tiene a mantenere la clientela. C'era questa lettera della MM Profumi, che sono i produttori, presumo distributori, dei profumi di Montale. Non so se sono gli stessi produttori anche dei Mancera. Allora, io ve la leggo e poi vi dico cosa ho fatto dopo averla letta. Allora, io ve la leggo così com'è, proprio Milano, 31 gennaio 2012, quindi è una cosa che risale già a 10 anni fa. Alla cortese attenzione, clienti autorizzati, vendita prodotti a marchio Montale. Quindi questo mi viene da Joli Profumeria, che è una profumeria autorizzata. Oggetto, circolare informativa MM Profumi. Gentile cliente, faccio seguito alla riunione con la nostra forza venditrice per certificare quanto segue. 1. Riempimento flaconi Montale. Tutti i flaconi di Montale sono riempiti con 100% di millilitri di profumo. Scusate, sono riempiti con 100 millilitri di prodotto. Per rispondere a eventuali lamentele dei vostri clienti sul riempimento degli stessi, vi confermo e vi certifico con la presente che il contenuto massimo dei flaconi Montale si riempie fino al bordo, è pari a 120 millilitri. Ah, scusate, se riempiti fino al bordo, lo sapete che io ho dei problemi anche di vista. Se riempiti fino al bordo, è pari a 120 millilitri. Ne deriva che è del tutto normale che il flacone non sia completamente riempito. Il cliente compra un contenuto pari a 100 millilitri perché, come da indicazione, sui flaconi e scatola, e fin qui non ci piove. Quindi tutti i flaconi sono da 100 millilitri. Probabilmente qualche cliente si è lamentato perché li sente leggeri, ma i profumi di Montale sono leggeri per il semplice fatto che la latta è più leggera del vetro. Insomma, lo sa anche un ragazzino di 10 anni. 2. Prodotti Montale senza blister e cellophane.
I prodotti Montale ad oggi non sono cellofanati e non saranno neppure in futuro per i seguenti motivi: tutela del cliente e dell'originalità del prodotto. Tutti i prodotti spediti ad ogni singolo cliente italiano sono tracciati con codici invisibili che vengono apposti sul prodotto dalla nostra società in logistica. Tutela immagine prodotto: su specifica decisione della MM Profumi, i prodotti non vengono cellofanati anche per ragioni puramente estetiche. Numero 3. Prodotti apribili. Tutti i prodotti Montale distribuiti nel mondo hanno la possibilità di essere aperti svitando con forza la pompa avvitata sul flacone. E questo per consentire il riempimento degli appositi flaconi da viaggio. Colgo l'occasione per porre i miei distinti saluti. Io leggendo questa lettera non mi sono soffermata sul fatto che mi dice i profumi originali di Montale sono quelli senza cellophane, perché io ho dei profumi di Montale che ho acquistato cellofanati e sono originali. Allora cosa ho fatto? Ho rotto le balle a questa azienda e ho rotto le balle alla Julie, telefonando continuamente perché è sempre occupato, poi probabilmente fanno un orario ridotto estivo. Finalmente ho parlato sia con la M Profumi, e ho parlato con un signore molto gentile e mi ha spiegato che i prodotti di Montale senza cellophane sono quelli venduti in Italia e in alcuni paesi dell'Europa. Le altre profumerie, aziende tipo Notino, li vendono con il cellophane perché sono destinati solo ed esclusivamente ai paesi arabi, a Dubai per la precisione. Sono tutti originali da loro prodotti, però per l'Italia e l'Europa non hanno il cellophane. Per Dubai e paesi arabi hanno il cellophane perché loro preferiscono così. Mi ha assicurato anche la signorina di Jolie Profumeria, lei mi ha citato proprio Notino, che anche Notino vende assolutamente originali, però sono quelli con il cellophane che sarebbero destinati ai paesi arabi, però io penso che non sia assolutamente un danno gravissimo venderli anche in Italia. Così l'ho scritto anche nel mio gruppo, siamo tutti più tranquilli, quindi sia questo che questo, uno viene da Notino, uno viene da Jolie, sono tutte due originali. Chiusa la parentesi del discorso cellophane. E adesso partiamo con il video vero e proprio. Questa era una premessa che tenevo a fare a tutti voi, perché ho sentito tante chiacchiere, il cellophane sì, il cellophane no, se non c'è il cellophane è falso, se invece c'è il cellophane è falso, e quelli con il cellophane hanno meno persistenza, e quelli senza cellophane sono, insomma, tante chiacchiere, tanto rumore per nulla, come direbbe anche il nostro amico William Shakespeare. Allora, partiamo dai miei ultimi acquisti. Allora, nonostante l'estate e il caldo, mi sono proprio resa conto che ho pochissimi profumi estivi, nel senso che non sono una fanatica del profumo tipicamente estivo, fresco, acquatico, non li sopporto, ne ho pochi. E ho acquistato in questo periodo dei profumi bombazza, come li chiamo io, profumi invernali. Io avrei voluto farvi un video abbastanza recentemente, ma ho avuto un problema di salute, nel senso che viene da ridere. Mi appunto una Vespa su questo dito che sta iniziando a guarire. Come vedete, la signorina mi ha lasciato un bel ricordo. Praticamente una settimana fa ero in casa, stavo aprendo la carta casa, che noi quando siamo da soli li usiamo come tovaglioli. E la Vespa era proprio infilata in mezzo e mi ha punto, ma ha fatto un male allucinante, allucinante, perché probabilmente sul dito ci sono più nervi, più, non lo so, più vene sensibili. E niente, dopo 3 quarti d'ora avevo questa mano completamente gonfia,
Questo dito era completamente rosso e sembrava un wurstel gigante, bruciato, faceva veramente impressione. E oltre al dolore, chiaramente, è stata una peripezia perché non abbiamo pronto soccorso qui vicino, siamo andati. Ci hanno detto subito che Casolate Primo non ha il pronto soccorso, siamo andati a Binasco dalla guardia medica, ma lui vedendo il mio dito si è spaventato, questo dottorino, e mi ha detto andate subito a Pavia, al pronto soccorso di Pavia. E lì, vabbè, 20 minuti di viaggio, poi altri 20 per trovare sto benedetto pronto soccorso che non trovavamo. L'abbiamo trovato. Praticamente siamo stati al pronto soccorso dalle 8 di sera fino alle 3 del mattino. Mi hanno visitata dopo 3 ore, mi hanno dato del ghiaccio, il dito continuava a gonfiarsi, adesso ripeto, sta guarendo, però è ancora brutto da vedere. Soprattutto questo punto non ho capito. E sì, pensava addirittura di dover incidere il dito, perché se avesse fatto infezione avrebbe intaccato l'osso, quindi io già mi immaginavo monca di un dito. Insomma, immaginate anche il mio umore, no? Poi caldo, non aver dormito, il male al dito, insomma, quelle cose spiacevoli. E mi hanno dato subito da prendere degli antibiotici e del cortisone. E la dottoressa mi ha detto che se mi passava, andava bene così. Se invece non mi fosse passato questo scempio, perché adesso, ripeto, è guarito praticamente, sta guarendo, ma era inguardabile, da fin dell'orrore. Io pensavo che scoppiasse da un momento all'altro, di tornare il giorno dopo. Il giorno dopo, a parte la notte insonne, perché avevo questo prurito, questo dolore, tanti spilli nel dito, quindi ho dormito poco, malissimo. Il giorno dopo, verso le 11, il mio dito era peggiorato ancora di più, ancora più gonfio, ancora più rosso. Il rossore si era disteso anche in questo altro dito e Riccardo mi ha portato subito Pavia. Tra l'altro, la dottoressa mi aveva lasciato un foglio con scritto che avrei necessitato di visita di infettologia. Quindi mi ha detto non si preoccupi, se torna domani può passare subito, non deve fare la fila. E invece non è stato così. Io mi sono presentata alle 12:30 in pronto soccorso, ho fatto la fila esattamente come la sera prima, 3 ore. Finalmente sono entrata, tutti convinti che fosse un ragno violino, ma io sono sicura che è un'ape perché l'ho vista pungermi, poi è caduta e Riccardo, vabbè, l'ha presa e l'ha buttata fuori dalla finestra. E intanto il male continuava e nessuno faceva nulla, nonostante gli due antibiotici che avevo preso, stava proprio peggiorando. Allora ho fatto gli esami del sangue, mi hanno fatto una lastra e dopo ore e ore e ore di attesa hanno deciso finalmente di chiamare questo infettologo, scusate, che mi ha rassicurata, mi ha detto che per via del fatto che io prendo l'anticoagulante, per i motivi soliti di cui ogni tanto vi nomino, ma non starò a tediarvi di nuovo, il veleno dell'ape ha fatto un contrasto praticamente con l'anticoagulante e questo è semplicemente un vaso sanguigno che si è aperto. Mi ha dato l'antibiotico, mi ha detto di continuare così finché non mi sarebbe passato. Quindi è da una settimana che io adesso la mano riesco a muoverla, la uso per tutto. Invece, quando mi ha fatto male, più di così non riuscivo anche perché era gonfissima. Insomma, è stato un weekend di paura. Vabbè, scusate, il discorso ape non c'entra nulla, però così magari se vedete questo dito martoriato, capite perché è così. Allora, perché ho voluto fare questo video? Perché, come dicevo prima, non riesco a comprare profumi estivi perché non mi piacciono. Quei pochi che ho me li faccio tenere buoni. Io uso d'estate il mio amato Cabotin, alcuni profumi dell'Avon, ho il gelsomino quello che si vede qua sopra, della farmacia del Cinghiale, ne ho altri che possono andare bene anche d'estate, però io amo i profumi invernali, i profumi speziati, i profumi orientali. D'estate mi scoppia la voglia della vaniglia, del gourmand, insomma, così i miei acquisti di questo periodo
Alcuni li avete già visti nell'altro video precedente di cui parlo degli altri Montale. Sono tutti profumi prevalentemente invernali. Partiamo dal primo, che è un profumo famosissimo di Montale, o Montale, io continuo a chiamarlo Montale, che è il ben noto, adesso devo trovarlo perché è identico, sia come scatola che come... eccolo qui. E vi parlo di Sweet Oriental Dream. Conoscete tutte, ho letto tantissime recensioni, video fatte da voi che ne sapete più di me. E ero curiosa perché io proprio in questo periodo, quando, anche se fa così caldo, ho bisogno di dolcezza. Poi sarà stato perché ero giù di morale, avevo paura che fosse una cosa grave. Io già immaginavo che dovessero operarmi, che dovessero tenermi magari anche in osservazione qualche giorno, insomma, avevo proprio il morale a terra. Invece la sera dopo ho ordinato due profumi di montagna. Vabbè. Questo l'ho ordinato su Jolie. E mi è arrivato senza cellophane ed è questa notissima boccetta di latta, infatti è leggerissimo, è vero, sembra semivuoto, ma non è, perché come vi ho letto la lettera dell'azienda, se fosse pieno fino a qui sarebbero 160 millilitri. Questi sono 100 ml, appunto. Allora, cosa dire di questo profumo che conoscete tutti? Cioè, è semplicemente favoloso. Gli accordi sono mandorla, mielato, l'ho preso soprattutto per il miele, dolce vanigliato floreale, frutta secca, fruttato, rosa talcato. È stato lanciato sul mercato nel 2005, il naso è Pierre Montal e fa parte del gruppo ambrato vanigliato unisex. Io non lo trovo proprio unisex perché lo trovo più femminile. Questa è un bel dolce. Allora, io anni fa, quando ero fidanzata con mio marito, avevamo conosciuto una famiglia di libanesi e una sera li abbiamo invitati a cena e ci avevano portato un dolce che io non sono riuscita a mangiare perché era una pasta di mandorla sommersa nel miele e veramente di una dolcezza stucchevole. L'ho assaggiato per non fare la figura della maleducata. E questo profumo mi ricorda tanto quel dolce lì. Dicono che questo profumo assomigli a un altro profumo che si chiama Locum, non mi ricordo come si chiama, scusatemi, Chico Macchieri può essere, non lo so, perché io non ce l'ho, che è ispirato proprio a quel dolce che ho assaggiato. Il dolce lo boccio, ma il profumo lo adoro. Volevo fare una piccola precisazione. Allora, vabbè, le note sono mandorla, miele, vaniglia, rosa. Di questo profumo dicono che questo dei tesori d'Oriente, che si chiama Byzantium, sia il dupe. Allora, cosa ne penso io personalmente? Questo profumo io ce l'ho da tempo, lo uso, ha una persistenza infinita, è buono. Mandorla, vaniglia, si sente una rosa anche qui. Ha tanto miele, però io non me la sento di dichiarare che sia un dupe, perché questo lo spruzzate e rimane così com'è, non ha evoluzione. Assolutamente invernale anche questo, anche se l'ho usato qualche giorno prima di acquistare lo Sweet Oriental Dream. Buonissimo, persistentissimo, però come lo spruzzate rimane. Invece, inizialmente i primi spruzzi si possono confondere anche se non sono la stessa cosa. Io non lo considero un dupe perché questo ha un'evoluzione, vira a diventare un po' talcato. Io sento tanto la rosa, il miele, la mandorla, la vaniglia passa un po' in sottotono. Ognuno di noi ovviamente ha il suo naso, il suo pH. Ci sono ragazze che non sentono la vaniglia e la mandorla. Io sento la mandorla, la rosa e il miele in questa fragranza che ho messo ieri pomeriggio e stamattina ce l'ho ancora qua sul braccio. Io adoro svegliarmi e annusarmi per sentire se il profumo del giorno prima è rimasto. In questo caso sì, è rimasto. Quindi questo che lo conoscete tutte, io ve l'ho descritto così, in brevi termini, perché poi io non sono esperta come possono essere altre ragazze, tipo Loretta, che
fantastica nelle scrivere i profumi. E questo era il primo acquisto recente, nel senso da una settimana a questa parte, perché poi li avete visti quelli che ho comprato 2 settimane fa. Sempre in vena di dolcezza e di desiderio di coccole, perché quel giorno lì mi sono messa a letto finalmente rilassata, sono uscita dal pronto soccorso verso le 9 di sera, da mezzogiorno che ero dentro. Ho ordinato un altro montale, questa volta su Notino, il prezzo leggermente inferiore. Mi è arrivato ieri in cellofanato, ma vi assicuro che è originale, è identico in tutto e per tutto, sia nel sacchettino che nella boccettina, che è uguale, identica, spiccicata. Infatti io sto buttando via le scatole dei Montale, ma tengo questi. Farò delle etichettine magari per distinguerli, perché visto che sono già abbastanza, stanno diventando numerosi i miei Montale, e se devo aprirli ogni volta per sapere che profumo è, devo farlo qui un quarto d'ora prima di spruzzarmelo. Questo è Chocolate Greedy, che è una cosa meravigliosa. Questo è proprio un cioccolato dolcissimo, super da pasticceria, molto gourmand. Una torta al cioccolato appena sfornata. Di questo mi ha incuriosito la mia amica Cristiana del canale Cristi 74. Mi sbaglio sempre. Perdonami. Lo volevo, adesso ce l'ho. Non ho ancora avuto occasione di indossarlo, perché stando in casa o comunque stando in piscina non mi metto il profumo, soprattutto non questi così, così insomma, importanti, no? Diciamo così. E questo è un bellissimo cioccolato che mi ricorda vagamente un profumo che ho avuto in passato, che si chiamava Choco Lovers di Aquolina, però questo ovviamente è molto più ricco, più sfaccettato. Allora, cosa ci dice di Chocolate Greedy di Montale? È un vanigliato, cacao, speziato caldo, dolce, caffè, agrumato, talcato, fruttato. Anche questo è indicato per l'inverno. È stato lanciato sul mercato nel 2007, il naso è sempre Pierre Montal e fa parte anche lui del gruppo Ambrado Vanigliato Unisex. Questo su un uomo non lo sentirei male, perché comunque è un bell'uomo che sa di cioccolato, ha il suo perché, per noi golose. Quindi le note sono cacao, vaniglia, fava tonka, caffè, frutti essiccati e arancia amara, mentre il Choco Lovers aveva del liquore, l'arancia e il cioccolato. Comunque questo è anche lui un'ottima creazione. Anche questo ho fatto la stessa cosa, la prova del polso la sera prima, cioè il pomeriggio, perché io sono stata in piscina, poi ho fatto la doccia, mi sono spruzzata il deodorante e poi sul polso ho messo questo profumo verso le 18 meno un quarto, e il giorno dopo era ancora lì bello stabile. Quindi evviva evviva i profumi di Montale, che io adoro pazzamente. E adesso passiamo a un Mancera o Manserà, che dir si voglia. Stesso discorso di prima, io chiamo Mancera perché faccio prima. E questo è meravigliosamente Oud Vanille. Il sacchettino meraviglioso, queste invece sono leggermente, sono di gommettina, gommettina è un termine che non esiste, ma dorata metallizzata, fantastico. Questo è un 60 millilitri, in questo caso invece c'è la boccetta di vetro che va un po' sfumando dallo nero fino al trasparente, così si vede quanto profumo c'è. Che è una cosa che dovrebbero fare tutti, perché io detesto rimanere a così. Questo profumo è fantastico. Allora, questo profumo lo adoro perché è tanto tanto orientale, c'è tanto tanto oud dolce, la vaniglia stranamente passa un po' in secondo piano, su di me ovviamente, io parlo delle mie sensazioni, quello che mi dice la mia pelle.
un vanigliato, oud, legnoso, speziato caldo, speziato fresco, talcato e balsamico, invernale chiaramente, gruppo ambrato, vanigliato unisex, è unisex assolutamente sì, del 2015, Pierre Montale è sempre il naso di questa fragranza. Allora, in testa troviamo il legno di agar, che sarebbe l'oud, zafferano, pepe nero, cardamomo. Nel cuore ci sono note floreali, quali fiori non si sa, note di base, vaniglia del Madagascar, legno di guaiaco e sandalo. Niente, è fantastico. Questo mi ricorda un pochettino il ragba della Lattafa, però questo è molto più elaborato. Anche quello della Lattafa ha questa nota liquorosa e ha tanto incenso. In questo l'incenso e il liquore non ci sono, però è di quella stessa famiglia lì. Fantastico, buonissimo. Questo ancora non l'ho utilizzato e non vedo l'ora di utilizzarlo. Passiamo all'ultimo, che invece è un commerciale. È un commerciale ed è di Yves Saint Laurent ed è Libre Intense. Io già amavo il Libre, ma non l'avevo mai acquistato. Ho un dupe, che però. La boccetta è meravigliosa. L'ho trovato scontato nella profumeria Beauty Star di Vigevano e l'ho preso subito perché è un bel, ce n'è tanto. Ovviamente i miei occhi. È 50 ml, sembra che ce ne sia di più. Bellissima la boccetta, tutta griffatissima, molto, molto carina, molto chic, elegante. E questo è un profumo super dolce, super vanigliato, super tutto, perché anche il tappo qui zigrinato, dorato, insomma, nei minimi particolari è stata curata. La bellezza del packaging, come si suol dire. Questo che non è un profumo estivo, come anche tutti gli altri che ho comprato, mi sono comprata in quest'estate, la triade di l'Interdit, che proprio, proprio estivo non è. Comunque, gli accordi principali di Libre Intense. Vanigliato, floreale bianco, dolce, lavanda aromatico, agrumato, ambra, talcato, floreale, animalico, invernale anche lui. Allora, questa è una fragranza del gruppo ambrato fougère da donna. Ignorantemente non so cosa significhi fougère. Se qualcuno lo sa, per cortesia, mi illumini, grazie. Allora, Libre Intense, che è una nuova fragranza, è stata lanciata sul mercato nel 2020. I creatori di questa fragranza sono Anne Flippo e Carlos Benaim. Spero di aver nominato questi nomi nel modo giusto. In testa troviamo lavanda, mandarino, bergamotto. Nel cuore ci sono la lavanda, il fiore d'arancio, tunisino. Il gelsomino sambacca e l'orchidea, mentre nelle note di base ci sono vaniglia del Madagascar, fava tonka, ambra grigia e vetivè. Profumo buonissimo che io desideravo da tempo. Sono tornata a Vigevano, anzi il giorno stesso in cui l'ho acquistato mi sono vista con mia sorella e ha avuto una smorfia di disgusto perché lei ama solo profumi freschi, quasi acidi, è proprio il contrario mio. Anzi, lei usa un profumo tutto l'anno e lo usa sempre, mattina, pomeriggio, sera, primavera, estate, autunno, inverno. Profumo che io detesto, comunque i gusti sono gusti. Ovviamente lei mi ha criticata e io ho detto, va bene, ok. Gli ho detto stammi lontana o riportami a casa se ti dà fastidio. Comunque a me piace tantissimo, tantissimo. Non riesco a paragonarlo a nessun altro, cosa buona, perché i profumi di recente uscita purtroppo, cioè la fantasia alla fine è sempre quella lì. Di nuovo io non trovo, tra i commerciali perlomeno, di novità, è raro trovare qualcosa.
Io le uniche cose nuove che sento sono quelle di Boyce e Lush. Lì trovo veramente la fantasia e la novità. Comunque questo, ripeto, è un profumo buonissimo che userò sicuramente quest'inverno. Per quest'estate sto usando i soliti freschini florealini. Per rimare, sto già preparando i bagagli, porterò il tiare dell'erborario e la vaniglia salata della Sephora, che mi ricorda proprio la spiaggia, il mare, le vacanze. Magari mi farò qualche decantino dei miei due profumi di vacanza di lusso, che uno è il Orchid Soleil di Tom Ford o la Dame Toise Encajée di Lutens, però non lo so, vedrò. Non mi piace portare tanti profumi, o faccio due decanti di quelli più gli altri due, però sto solo 10 giorni e non voglio riempirmi neanche il trolley di profumi. Comunque, finisce qui il video, è durato mezz'oretta, va bene? Tenevo tanto a mostrarvi questa lettera, perché da una parte fa chiarimenti, dall'altra fa confusione. Quindi io, con la mia faccia tosta, ho telefonato a tutte e due le aziende e ho chiesto chiarimenti. Quindi, se comprate un montale incellofanato, purché sia originale, non è tarocco, non è turco, non è cinese. I montale turchi o cinesi sono quelli che hanno il collo lungo, quelli che hanno il marchio incrociato, e invece gli originali non sono incrociati, sono uno, c'è cioè il quadrato sopra il rombo, invece i tarocchi hanno tutto incrociato. Hanno anche le boccette di colore leggermente diverso, insomma, sono facili da riconoscere i montali falsi da quelli, e hanno anche la sua custodietta di un altro materiale che non è questo, bello setosino, morbidino. Comunque, spero di non avervi tediato con questo video lunghissimo. Io, come vedete, sono ancora un po' stanca perché gli antibiotici a me m'ammazzano. Poi prenderli d'estate, vi assicuro che. Però così è stata e spero che guarisca in fretta perché perlomeno non mi fa più male. E niente, vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltata. Ho saputo che molte di voi ci sono iscritte anche nel mio gruppo Facebook, sono molto contenta. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Oh mio Dio, sto facendo tremare tutto. Nel gruppo Profumi e Balocchi, dove si chiacchiera di profumi ovviamente, e nell'altro gruppo che è Scambi e Vendite Profumi e Balocchi, dove appunto si fa soltanto scambio e vendita di fragranze, chiaramente, però anche bigiotteria, abbigliamento, scarpe, borse. Se avete qualcosa che non vi interessa più, provateci, magari riuscite a vendere qualcosa. Io vi saluto e vi do un grande bacio. Chi è in vacanza se le goda, io sono a casa ancora per un po' di giorni, ma poi tanto mi farò sentire anche dal mare, quindi ci sentiremo sempre. Buon pomeriggio a tutti e buona giornata. Ciao.